Palafiori per la gara interna della Casa Snack opposta alla San Vito Progetto Volley, sfida molto interessante. Formazione di casa a caccia della terza vittoria consecutiva che darebbe tutt'altro volto alla classifica delle rossoblè, che hanno cominciato il 2019 in maniera scoppiettante, conoscono solo la vittoria e piena. E di certo la vittoria interna ottenuta contro la seconda in classifica, il Fasano, ha dato morale e convinzione alle ragazze allenate da mister Maggialetti, che ovviamente vuole continuare su questa strada e le prospettive ci sono abbastanza interessanti, ma non bisogna abbassare la guardia contro un avversario che ha 16 punti in classifica, che viene qui a giocarsela con le sue migliori per provare a dare il massimo in questo match. Allora 1-0 il risultato parziale, gara che è cominciata proprio in questo istante. Le due formazioni sono divise da due punti in classifica. Carbonara attacca il muro del progetto Volley San Vito, l'attacco ancora della formazione ospite, tiene il muro della squadra di casa. Carbonara, il muro non tiene, palla che tocca il parquet, 1-1 il parziale. E allora il momento di una rotazione che prevede l'uscita del libero, l'ingresso di Bernardi in avvio dunque di primo parziale. Subito in battuta ci va con la maglia numero 15 Simone. Il muro a due adesso, il punto per la squadra di casa. E allora ancora Simone in battuta. Simone ancora, la difesa della squadra ospite, Aliti. Vediamo la reazione subito della squadra di casa, che è riuscita a prendere in mano le redini del primo set. Lavora bene a muro con Bernardi, soprattutto il numero di Grassi, che prova a sorprendere la squadra avversaria, non ci riesce. Ancora la palla corta, Carbonara, c'è Grassi per Carbonara e l'attacco ancora una volta difeso dal San Vito, che poi sbatte contro il muro a due, soprattutto le mani di Grassi sul terzo punto rossoblè, anche se qualche dubbio sul fatto che la palla non avesse completamente varcato il nastro. Comunque 3-1 non cambia più di tanto la sostanza di questo punto. Simone ancora in battuta. La ricezione adesso del San Vito. Lavora il muro rossoblè, Aliti distinto, Bernardi anche, ma non basta. Squadra di casa che allora resta avanti, ma di una sola lunghezza. 3-2 il parziale. Grassi per Carbonara. Il muro non tiene, 4-2. Partita forte la Carbonara. Martella alla sua maniera. E fino a questo momento non tiene bene la squadra ospite. Grazie, adesso tocca a lei andare in battuta per far ricominciare il gioco. La ricezione della casa Snack. Adesso c'è l'invasione fischiata alla Bernardi, 4 pari, 4-3. Allora ancora il San Vito. Carbonara, Grassi per Aliti, il capitano murato con Carbonara. Su di lei fa più fatica la squadra ospite a contenere gli attacchi. Avevamo parlato di 4 pari, arriva adesso. E gara che si conferma abbastanza equilibrata. Quattro pari.
Todisco, Grassi, Valiti, spinge oltre la rete. Carbonara, Grassi, ancora per Carbonara. È un colpo pazzesco della Carbonara, strettissimo, che coglie di sorpresa la squadra ospite. 5-4 parziale. Gli applausi per la Carbonara, che ha firmato 3 dei 5 punti rossoblù. Parità, l'errore di Carbonara, la palla finisce in rete. Allora, permane l'equilibrio. Uno dei pochi palloni toccati dalla Parisi fino a questo momento in difesa, porta poi all'attacco della Liti. E ancora la squadra rossoblù che lavora bene in ricezione e contrattacca con estrema regolarità. E allora è 6-5. Attacco out della squadra ospite, allora riallunga la casa snack, 7-5 il parziale. Bernardi. Libero avversario che tiene vivo il possesso per San Vito, che comincia ad avere qualche segnale, cenno di flessione. Qui è stata fortunata la Carbonara, voleva andare su quel pallone, non l'ha trovato in contatto con la sfera, che è terminata abbondantemente out. 8-5. Bernardi, adesso è il momento di spingere il piede sull'acceleratore per la squadra di casa, che anche stavolta mostra un piglio positivo in avvio di gara. Il muro della Liti, poi Simone, Grassi, va dalla Parisi, il primo attacco di Alessandra Parisi, viene difeso molto bene dall'altra parte della rete. Carbonara in tuffo, Grassi per Parisi, serve il punto alla casa snack, lo ottiene con grande cattiveria, con grande perseveranza, la deviazione a muro, il 9-5, e allora la Bernardi adesso che va in battuta. Time out in campo. Si riparte allora, Bernardi, parziale di 4-0 per la casa snack. Bernardi subito con il libero del San Vito, al rientro in campo dopo il time out, possibilità per allungare, per scappar via. Simone attacca out, era una chance per marchiare questo inizio di primo parziale positivo, peccato per l'errore in lunghezza della Simone, è andata a colpo sicuro, bastava forse molto meno per portare a casa il punto. 9-6 il parziale. Grassi per Parisi, e adesso qualche errore di troppo per la squadra di casa, due consecutivi, è una novità in questa serata nella quale davvero fino a questo momento ha viaggiato ad alte velocità la squadra allenata da mister Maggialetti. 9-7, 2-0 dunque il break al rientro dal timeout. Questa striscia positiva viene interrotta dall'errore in battuta delle ospiti, allora si resta con la casa snack in vantaggio. 10-7. Aliti in battuta, primo turno con lei al servizio del match, il muro ruvese. Todisco, Grassi, numero di Grassi, colpo a sorpresa sotto rete che dà fiducia alla squadra che porta a casa il punto numero 11. Aliti resta in battuta, come vedete da queste prime azioni squadra di casa molto decisa in attacco e soprattutto nei movimenti a muro. Aliti, palla che se ne va, 11-8. Squadra completamente trasformata, lo si vede anche nella serenità che ha involto. Era un passaggio obbligatorio quello contro l'ultima in classifica, compito eseguito alla perfezione per concretizzare quanto di positivo fatto in occasione della vittoria interna sul Fasano. Sorrore un attimo, però questa squadra accusava pesanti blackout
che condizionavano il rendimento della squadra rossoblè. E questo su cui si è lavorato durante le festività, su questo ci si può dire abbastanza soddisfatti. Aliti non sente il colpo, arriva all'11-10. Allora 3-0 di parziale in favore delle ospiti, che dunque recuperano terreno. Todisco, Grassi per Parisi. Era difficile attaccare quella palla a fil di rete. Parisi esegue alla perfezione il suo compito e va in battuta Alessandra Parisi. Lei chiaramente ancora più motivata, giocando in casa a tutti gli effetti. Adesso Parisi. Con l'aiuto del nastro. Ancora va a commettere un'infrazione la squadra di casa con Grassi. Invasione, allora 12-11. Carbonara, palla sul nastro, quarto tocco. È tutto da rifare per la squadra di casa, che viene raggiunta adesso. 12 pari, timeout in campo. 12 pari. Simone, Grassi, Simone, ancora Grassi. Si torna dal timeout per provare a ripartire. C'è l'infrazione sul palleggio, 13-12. Parisi ancora, Grassi, Carbonara, muro out, riallunga la casa snack. Questo è un passaggio importante della partita, del match. ...14-12 il parziale. Grassi si affida ad Aliti, torna a schiacciare il capitano, torna a far punti, più 3, allunga la squadra di casa, 15-12. Sempre con Simone in battuta, arrivano i momenti migliori per la squadra di casa, con la Grassi che con questa rotazione può davvero giostrare come meglio crede, se affidarsi alla Aliti o alla Carbonara. Punto quasi diretto. Ottima esecuzione da parte di Simone, che poi lei è la prima ad andare a recuperare palla delle squadre rosso-blu. L'avvio di gara della Carbonara è straripante. 16-12, bruciano le braccia avversarie, i suoi colpi infallibili fino a questo momento, di gran lunga la migliore in campo. Ora Simone ancora in battuta. Volta la palla, però non supera il nastro, 16-13, era importante reagire dopo il 12 pari. C'è stato questo 4-1 di parziale che ristabilisce le distanze. Più 4, il massimo vantaggio della serata del rosso-blu fin qui. Punto ancora, numero 17 stavolta. Ci si avvicina alla fase clou del primo parziale con la nave rossoblu, una spanna davanti alle avversarie. Grassi, Grassi, Carbonara ancora. La ricezione del San Vito,
Parisi, miracolo ricezione. Grassi, il colpo della Liti. E qui la bravura, anche un pizzico di fortuna. Ci sta tutto. Più 5, momento favorevolissimo alle ragazze di casa. 6-1 il parziale. Dopo il time out chiesto dall'allenatore di casa, la svolta decisiva in questo primo parziale. Time out in campo. 18-13 il parziale. Grassi. Todisco ancora, Grassi. Aliti, muro out. 19-13, allunga allora la squadra rosso-blu. Grassi allora. Attacca out, ma c'è la deviazione a muro. Punto San Vito. La panchina invita le ragazze a non protestare. Non hanno accolto bene questa deviazione a muro, tant'è che la Grassi era pronta già per battere. Onestamente da rivedere questo episodio. 19-14. Per fortuna delle ragazze di casa arriva quando il punteggio era più 6. Aliti, 20-14, avrebbero avuto ben altra reazione qualora il risultato fosse stato d'equilibrio. Carbonara in battuta. Sempre difficoltà le ragazze ospiti sulla ricezione. Soprattutto in battuta si fanno trovare impreparate. La battuta avversaria, 20-15. Non cambia la sostanza del primo parziale, che ad ampi passi si dirige verso Casa Snack. Importante la reazione dopo che il San Vito aveva riequilibrato le sorti. Avanti di 4 la Casa Snack in un paio di circostanze. Le ospiti erano state brave ad impattare su 12 pari. Time out in campo e da quel momento 8-4 di parziale, che rivale i 4 punti di differenza tra le due squadre. Adesso qualche problema sulla lettura del servizio del capitano Scaglioso. Venti a 17, Todisco, Grassi, Parisi, miracolo ancora, show difensivo stavolta delle ospiti. Todisco, Grassi, Aliti, riporta a 4 le distanze tra le due squadre, 21 a 17. Battuta allora, ci va Ranieri, è una mossa che abbiamo visto spesso da parte del tecnico di casa, preferisce inserire la Ranieri nei finali di periodo sfruttando la sua battuta. Tocco morbido della Liti, non se l'aspettavano, cosa facciamo? Si sono chieste, risposta al campo. Palla sul parquet, 22-17, a 3 punti dal primo parziale la squadra di casa. Ranieri sempre lì in battuta. E il libero deve fare i miracoli per tenere vivo questo pallone per la squadra ospite. Grassi per Simone, una pallaccia della Grassi. Simone comunque la rimette dall'altra parte della rete. Il muro poi da parte della Simone, 23-17. Ranieri ancora,
Aliti a muro, 24-17, 7 set point per la squadra di casa. Ci siamo per portare a casa il primo parziale. Seguiamo subito la prima chance, ce l'ha l'occasione la casa Snack con Aliti, non sbaglia il capitano per il punto numero 25, termina il primo parziale, 25-17. Si riparte, secondo set, il primo se l'è aggiudicato la casa Snack, 25-17, dopo il ritorno sul campo dal 12-12, lo strappo decisivo per l'allungo della casa Snack. Adesso squadra ospite in battuta con Medico. Avanti 1-0. Le ragazze di casa cercano una terza vittoria consecutiva. C'è un errore adesso sulla rotazione, fischiato alla casa Snack. Allora è tutto da rifare. Grassi, Parisi, Murata, 3-0 San Vito. A 0 il parziale. Aliti, ci riprova, muro out, 3-1. Primo punto allora per la casa Snack. San Vito che deve difendere i due punti di vantaggio. Ancora la staffilata, punto numero 4 per le ospiti, scaglioso assegno. In battuta ci va Limonta. Carbonara, Grassi, Aliti. Todisco, Aliti, ancora scaglioso in bacher, il muro, parla rosso-blu, Grassi, difficile per la Parisi che comunque riesce ad attaccare, una palla difficile, ci riprova, ma bene Medico. Sempre ospiti, adesso ci provano con Limonta. Aliti, Medico, con l'aiuto del nastro arriva il punto delle ospiti, punto per Albanese. Ancora Limonta in battuta. Parisi, Grassi, Parisi. Cinque a due il parziale, il capitano Aliti adesso va in battuta. Con la sua battuta porta a casa il punto del meno due. Scaglioso, adesso Todisco, non passa più
la squadra ospite. Medico per Albanese. Aliti, Quistelli in ricezione adesso. Carbonara non tiene. 6-3. Punto diretto col servizio per il San Vito, 7-3. Albanese in battuta. Simone colpisce involontariamente Albanese, 7-4. Parisi, rientra Quistelli. Albanese, ancora Medico, per Scaglioso, Aliti ricezione, chance per la Casa Snack di rientrare subito nel parziale, però affonda il suo colpo in rete. 8-4, il secondo parziale che va avanti a strappi per la formazione di casa. Adesso il capitano Scaglioso in battuta. Grassi, Carbonara, la ricezione ancora di Quistelli, il colpo a sorpresa provato da Medico, letto bene. Aliti con Limonta e il muro poi portato da Simone, muro vincente, 5-8. È importante per la Casa Snack riuscire a non far scappare le avversarie. Siamo ancora nelle fasi iniziali del secondo parziale. Attenzione perché su questa rotazione ha dimostrato di soffrire abbastanza nel corso del primo set il San Vito. Medico per Scaglioso, chance per il 6-8 con Bernardi che non la sfrutta, non c'è nessuna deviazione, palla out in lunghezza, 5-9. Ancora Casa Snack con Carbonara, stavolta tiene San Vito. Grassi, la chance sempre per Carbonara. Adesso devono variare i colpi, invece si affidano sempre alla Carbonara. E alla fine ottiene il punto, la determinazione della numero 5, 9-6 il parziale. Medico, muro, che però non arresta l'emorragia, 6-10. Falsetti in battuta. Disco, Grassi, sempre Carbonara. La più ispirata, la più continua, 7-10. Rischiano di essere abbastanza prevedibili però in attacco le ragazze allenate dal duo Maggialetti-Coronelli. 7-10. Scaglioso, out, 8-10.
con questa battuta la carbonara mette in difficoltà il San Vito, miracolo della Grassi. Todisco e poi Aliti. Scaglioso, medico, Todisco legge bene. Chance per dimezzare le distanze, Aliti. Palla out. Palla che finisce in corridoio. 8-11. Medico, Todisco. Grassi per Aliti. Letta bene dalla Scaglioso che l'aspettava lì. Poi si complica la vita il progetto volley. E allora chance ancora per Aliti. Una palla molto complicata da attaccare, ma alla fine risolutrice. 9-11. Tocca la Bernardi. Quistelli. Infrazione sul palleggio, 10-11. E allora in corsia di sorpasso adesso con la Bernardi la Casa Snack. Attenzione ancora alle ospiti. Adesso Aliti, bolide, parità ritrovata, 11 pari. Eravamo a 12 pari nel primo parziale, adesso arriva l'11 pari. Si torna dunque in equilibrio in questo set. Bernardi. Quistelli, il francobollo della Parisi, vale il sorpasso, 12-11. Attenzione perché questo è un frangente importante come quel 12 pari del primo parziale. Si riparte allora con Bernardi. Una battuta. Si ritorna in parità. Squadra ospite viene fuori da un parziale di 4-0 che aveva ribaltato l'inerzia del secondo set. Nuovamente parità al punto numero 12, come è accaduto in occasione del primo set. Lì riuscì a piazzare il colpo decisivo per l'allungo finale la squadra di casa. Vediamo cosa accade questa volta. C'è un'infrazione. E il punto ospite, 13-12. Torna avanti allora il San Vito in questo parziale. Quattordici-12, 3-0 di contro break allora per il San Vito. Time out in campo. 14-12 per il progetto volley San Vito. Li monta in battuta. Errore di Albanese, 13-14. Aliti pasticcia la squadra ospite Parisi per la parità ritrovata. Ancora con la sua battuta la Aliti a mettere in difficoltà il progetto volley San Vito. Attacca male la Simone, la palla se ne va. Esce dal rettangolo di gioco, più uno San Vito. Ancora l'inerzia che sembra pendere
dalla parte del San Vito. La casa Snack però è lì, pronta in corsia di sorpasso ad agganciare e a provare l'allungo anche in questo secondo set. C'era da fronteggiare la battuta dell'albanese, missione compiuta, attacco in diagonale salvato dal San Vito, pizzico di fortuna stavolta per le giocatrici ospite. Simone, muro, ancora Simone, Grassi, vediamo chi si affida alla carbonara, a occhi chiusi, anzi alla Parisi, salvataggio miracoloso ancora della squadra ospite. È uno degli scambi più lunghi e forse più importanti della partita, lo porta a casa la Parisi, parità al punto 15. E sono scambi questi che possono dal punto di vista psicologico pesare abbastanza, qualora soprattutto dovesse cambiare l'inerzia di questo secondo parziale, che significherebbe anche una grossa fetta di match, una grossa fetta di sorpasso in classifica, con una squadra, quella della Casa Snack, che ovviamente punta a migliorare la propria posizione in vista dei play-out. Se dovesse continuare con questo rendimento potrebbe mettere nel radar anche la possibilità di salvarsi direttamente, ma c'è da vincere questa partita, il campionato è ancora lungo, il giorno d'andata estremamente critico e negativo per la Casa Snack. Adesso serve equilibrio anche nell'elogio del cambio di passo del rosso-blu. Scaglioso in battuta, Todisco, vola Grassi, si affida a Carbonara, da questa parte c'è Scaglioso, pasticcio poi tra il libero e medico, ne approfitta la Casa Snack, 16 pari. Scricchioli da questa parte di campo, esultanza dall'altra. Taurisano invoca tutti a un pizzico di tranquillità. Medico, Scaglioso, Aliti, Grassi, va Carbonara, più uno Casa Snack. Attenzione a questo sorpasso, attenzione a questo ennesimo francobollo della numero 5, scatenata e mancata e tanto alla formazione rosso-blu. Carbonara, Grassi, ancora Aliti, stavolta tiene il San Vito, la palla finisce out in corridoio, 18-16, urge qualche cambio, credo che vada fuori la medico, è così, fuori medico. Casa Snack ha messo le mani anche su questo secondo parziale. Simone in battuta, come abbiamo ricordato già in precedenza, su questa rotazione soffre abbastanza il San Vito, tocca il muro con Bernardi, Parisi, Carbonara, ancora il muro, Grassi, scelta giusta da parte della palleggiatrice rosso-blu, si affida a Carbonara, passa tra le mani del muro, 19-16, a lungo che potrebbe essere decisivo. Time out per la squadra di casa. Allora si riparte, 20-16 il parziale per la squadra di casa, che ha messo il turbo adesso, mani non soltanto sul set, sul secondo set, ma sull'intera partita. Ci sentiamo di sbilanciarci abbastanza. È una squadra che ha cambiato piglio proprio in questo 2019. Va a segno la Carbonara, 21-16, è il festival della Carbonara, 21-16. Giocatrice che davvero è cresciuta tantissimo
Ancora l'attacco out, ormai in confusione totale la squadra ospite. 22-16 il parziale. Subito Casa Snack brava a cogliere il momento, a capire che è arrivato il frangente in cui bisognava ammazzare la partita, uccidere l'incontro sportivamente parlando. 23-16 più 7. Stavolta passa l'attacco ospite tra le mani del muro, ci prova Aliti ma non riesce a tenere vivo il punto, lo scambio 23-17, in battuta ci va Zurlo. A due punti dal secondo set la Casa Snack. Grassi per Carbonara, il libero compie un miracolo, va confezionato. Casa Snack serena, con lucidità, sorprende tutti con questo pallonetto della Grassi. Non può attaccare il San Vito, e allora Grassi, come al solito per Carbonara. C'è la difesa del libero, poi Parisi. Vediamo se si affida alla Liti, la cerca dopo un'eternità, una pallaccia che comunque viene attaccata dalla Liti con estrema positività. Parisi vola su una palla mezza vacante, Carbonara, il muro, poi Aliti, Grassi, Carbonara e... il leitmotiv del pomeriggio, capace di attaccare qualsiasi cosa stasera, di mettere dall'altra parte ogni pallone vagante. 7 set point anche in questo secondo parziale. Grassi, niente da fare, il primo se ne va. ...25-18... Parisi, Grassi. Secondo set point, questo qui. Parisi, Grassi, Carbonara, cambiato lato. Stavolta la difendono. Attacca out il San Vito. 25-17, 25-18, 2-0, mani sulla partita da parte della Casa Snack. Parisi allora in battuta, 2-7-0. Ne arriva il punto diretto con il servizio per la Casa Snack. C'è un errore lì nella segnalazione al tabellone principale. 25-17, 25-18, 4-0 in avvio di partita per la Casa Snack nel primo parziale, prontamente ribaltato dalle ospiti, poi la zampata finale decisiva per il primo set. Adesso nel secondo set invece c'è stato l'allungo delle ospite prima dell'affondo decisivo targato soprattutto Carbonara. Carbonara ancora. Stavolta si salva il progetto volley. La fame, gli occhi della tigre sul volto delle ragazze della Casa Snack. Parisi, guardate che difesa, lo scambio lunghissimo in avvio di terzo set, lo chiude sempre lei, Carbonara. Non cambia il disco, 2-0 Casa Snack. Parisi. Michelangelo.
Ancora Grassi, Todisco, Aliti in rete. Non una gran serata della Aliti, cercata poco e male onestamente. Anche qui costretta agli straordinari. Carbonara. Ancora Aliti. Parisi, Grassi, Carbonara, Parisi, arriva il punto numero 3 della casa Snack. Comunque sembra una partita segnata con San Vito che non sembra avere i colpi in casa per mettere in difficoltà le rossoblù, che davvero stanno giganteggiando questa partita. Palla che tocca la Sticella, 4-1, Simone in battuta. Attack out adesso il San Vito, e ve l'avevo detto, arrivavano segnali negativi dall'altra parte della rete. C'è il time out in campo. Dopo il time out obbligatorio chiesto da mister Taurisano, si torna in campo. Non è cambiata la musica fin qui. 2-7-0, 5-1 nel terzo per la casa Snack. La ricezione della Aliti. Carbonara continua a mitragliare in maniera continua, costante. Fa male, fa paura, fa tutto lei, 6-1 in attacco. Le cose più belle proprio dal braccio armato della numero 5. Cambi adesso in casa San Vito. Aliti, Grassi, Carbonara. C'è una deviazione. No, secondo l'arbitro. 6-2. È entrato Disco, esce Simone. Aliti arriva da dietro, il nastro ferma il suo colpo, il muro ancora delle rossoblù che hanno fretta di chiudere i conti. Parisi, Carbonara non può arrivarci, ma ci prova, 6-3. Parisi, Grassi, Bernardi, 7-3. Colpo puntuale della Bernardi in un momento importante per non mostrare segnali di cedimento, per non rimettere in carreggiata gli avversari. Grassi. Il muro della Aliti. Grassi. Stavolta murata la Carbonara. Ma c'è ancora una chance sul braccio della Aliti. Difesa dal progetto volley. Adesso mezzo pasticcio dall'altra parte della rete. E allora la chance per andare sull'8-3. Tiene il San Vito. Aliti.
Grassi, Bernardi, quasi a pontificare, Albanese, palla già dalla parte dei rossoblù, punto della Lipi, 8-3. Si è scaldata abbastanza questo scambio, poi mette sulle braccia degli avversari il punto numero 8. 5 punti di vantaggio. Siamo nel terzo set, i primi due vinti dalla Casa Snack con grande serenità nei finali dei parziali. Aliti, Grassi, va Carbonara, tiene stavolta la difesa del San Vito, Parisi, non fanno più male i colpi degli avversari, quelli della Carbonara sì e come, quelli della Aliti in questa fase ancora di più, 9-3. Parisi, Grassi, Aliti, 10-3. Adesso basta solo l'Aliti. Time out dall'altra parte, ma sembra più una richiesta di preghiera dall'alto che un momento per interrompere il gioco. Grassi. Arriva all'undicesimo punto, infrazione sul palleggio. Non c'è più partita. Il progetto volley non riesce più a far male alle avversarie. I punti arrivano soprattutto su errori delle rossoblù. Qui addirittura il nastro e Casa Snack, 12-3. Terza vittoria consecutiva, davvero un passo. Significherebbe sorpasso al progetto volley San Vito, significherebbe continuare un percorso davvero straordinario intrapreso in questo 2019. Aliti, c'è Grassi, arriva il punto della Carbonara, 13-3, la classifica prima dell'inizio di questa tredicesima giornata, Castellaneta ampiamente avanti, 34 punti, grazie anche alla vittoria della Casa Snack sul podio Fasano, ferma quota 29, poi prima donna volley Bari 27, Orsacuti volley 26, a 22 Trepuzzi e Bari, a 21 il Conversano, stasera a 17 ci sarà la Casa Snack che si metterebbe alle spalle il San Vito, in attesa di capire quello che hanno fatto gli avversari questa giornata, poi Orchidea volley e Taviano quota 11, a 9 il Pegaso, 6 Levorano, 4 il Potenza, qui è un festival ormai rosso-blu, le gare in programma in questa giornata, Bari-Fasano, anzi Conversano-Leporano, Orsacuti-Taviano, Casa Snack, progetto volley, prima donna Bari contro Potenza, Pegaso Trepuzzi, Orchidea Idal volley contro Castellaneta, Bari contro il podio Fasano, la prossima gara vedrà la Casa Snack impegnata in casa contro il Castellaneta. ...14-4, torna a far punti intanto il progetto volley, gara ormai che non ha più nulla da dire, da chiedere. Todisco bene in tutti i fondamentali, comunque le ragazze rosso-blu. Aliti, muro out,
15-4. Un lento countdown verso ormai il fine corsa. Gli applausi per la carbonara, fuori al suo posto Ranieri. Può bastare così. Punto diretto col servizio. E adesso pagano anche le scelte dalla panchina. 16-4. Una squadra completamente trasformata. Mese di gennaio straordinario. In tre gare hanno raccolto più di quanto ottenuto nelle precedenti gare. C'è 7-4. Ranieri, due ace consecutivi. Dall'altra parte ormai non c'è più nessuno. Credo abbiano già acceso lo scaldabagno. Aliti, Grassi, Bernardi. 18-4. Marcia rossoblù. Ranieri, stavolta la palla se ne va. Ha dato anche lei una bella mazzata, 4-0 di parziale. E come detto, San Vito fa punti sugli errori degli avversari. 18-5. 9 punti totalizzati a gennaio, 8 in tutto il giorno d'andata in pratica. Questo per semplificare con i numeri quanto accaduto in questo straordinario mese. Todisco, Grassi, c'è l'invasione. Fischiata la casa snack. 18-7 significa 3-0 di parziale per le ospiti. Grassi, Aliti. Infrazione sul palleggio, doppia. 19-7 a 6 punti dal match. In rete da parte del capitano Scaglioso. Bernardi in battuta. Ranieri. Aliti ancora, punto numero 21, a 4 dal match, la casa snack.
Bernardi. Stavolta la palla passa, punto per il San Vito Progetto Volley. 21-8. Todisco, Grassi, Parisi ancora. Ranieri. Aliti. 22-8. Da Pisa entra, esce Parisi. Aliti. A meno 3 dal match. Punto numero 9 per San Vito. È stato decisivo il frangente in cui sono riusciti a recuperare lo svantaggio nel secondo set. Sul 10-11 lì è cambiata la partita. Casa Snack molto reattiva, poi in campo nel terzo set ha deciso di spranare avversarie reattive su ogni pallone, pronte a intervenire, difese estenuanti che alla fine hanno fatto cedere di nervi gli avversari. Da Pisa, primo punto anche per lei, 23-9. A due punti dal match, fa bene mister Maggialetti a ruotare tutte le ragazze a sua disposizione. Comunque migliore in campo Carbonara. Da Pisa. Aliti. Grassi. Ranieri. Aliti. In rete. E allora ci sono addirittura 15 match point per la squadra di casa, che meritatamente sta per portare a casa la posta in palio per intero. Tre punti che valgono il sorpasso in classifica ai danni del San Vito. Da Pisa. Ancora Ranieri. Da Pisa. Miracolo della Grassi, non mollano neanche al risultato quasi acquisito. Vogliono chiudere subito sul primo match point e ce l'hanno la chance. Carbonara, anzi scusate, Grassi. Ed ecco qua che finisce qui, 25-9. Dopo il 25-17, 25-18 dei primi due parziali, vince la Casa Snack con merito. Porta a casa tre punti importantissimi. E allora Paolo Pinto vi saluta e vi ringrazio, vi dà appuntamento alla prossima gara della Casa Snack, che come detto si giocherà sabato prossimo in casa contro il Castellaneta. Creo che mi cintura gioca con mi cultura, tropiezo con la